con il cuore nel mare. È un'opera dedicata al lavoro degli uomini e delle donne della Capitaneria di Porto Guardia Costiera e rappresenta in uno scorcio del molo fanese un generoso soccorso di quei militari a cui Sergio Carboni ha voluto rendere merito e riconoscenza. Nel dipinto realizzato e donato dall'artista fanese all'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano si può notare un uomo in divisa che spiega ai suoi bambini le difficoltà e i pericoli che si possono incontrare in mare. Ed oggi, nella sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna, alla quale erano presenti autorità civili, militari e religiose. Ho fatto un'opera raffigurante i problemi, la problematica del corpo, cioè quello del soccorso in mare, che è la cosa più pericolosa e che mette a repentaglio proprio la vita di questi ragazzi. Niente, l'ho eseguito con acquerello, perché l'acquerello, siccome io dipingo sempre a spatola, con colori materici, l'acquerello invece va in simbiosi con il tema, cioè l'acqua, il mare, quindi trasparenza. È stata un'opera, come diceva l'ammiraglio Ferrara, è la tecnica più difficile, perché l'acquerello non può riproporre più di una volta. Una volta dato non può ritornare indietro, una volta arrivato lo scuro non può tornare al chiaro, quindi è abbastanza difficile. Penso che sia piaciuta, non so. Per ringraziarlo, il comandante fanese Di Donato ha consegnato a Carboni un emblema militare e un fischietto da nocchiere. Siamo veramente contenti di questa manifestazione, soprattutto per aver contribuito a questo anno molto importante, relativo ai 150 anni della Capitaneria di Porto. Il mio babbo, come anticipato, ha realizzato questo quadro rappresentante il molo di Fano con il marinaio che indica ai propri figli il duro lavoro durante un soccorso. Sarà presente l'ammiraglio e tutte le autorità militari, per noi è veramente un onore. A scoprire il quadro il direttore marittimo delle Marche, il contrammiraglio Francesco Saverio Ferrara, il tenente di vascello Eliana Di Donato e l'autore. Presente alla cerimonia anche l'ammiraglio Pio Bracco, presidente dell'ANMI, gruppo Filippo Montesi di Fano. Un quadro che è diventato un po' il simbolo di questo anniversario. È vero, noi ringraziamo il pittore che ha voluto ricordare l'opera delle Capitanerie di Porto, che quest'anno celebra il 150° anniversario, opera che continua, come tutti quanti noi sappiamo, nel canale di Sicilia, al sud dei nostri mari. È un'opera che la Marina ha cominciato fin dal suo primo impatto con i problemi internazionali. Il primo soccorso risale al dicembre del 1915, quando l'allora Regia Marina salvò l'esercito serbo che era stato sconfitto dall'impero austro-ungarico, trasportando dalle coste del Montenegro e dell'Albania circa 300.000 soldati, cannoni e altre cose. E come vedete l'impegno rimane sempre lo stesso, talvolta è la Guardia Costiera, talvolta sono le navi della squadra, ma non ci tiriamo mai indietro.